Radio Gold, le news dalla tua città. Buona giornata da Tatiana Gagliano. Si blocca il percorso per l'avvio del progetto del polo logistico al quartiere Europa di Alessandria alla giunta del nuovo sindaco Giorgia Bonante. Ieri è infatti sospeso per 2 mesi il sì al piano esecutivo convenzionato approvato dalla giunta Cuttica lo scorso 16 giugno a cavallo tra il primo e il secondo turno elettorale. Di conseguenza PAM Panorama per il momento non potrà procedere con l'iter di avvio dei lavori. Contattata da Radio Gold, per il momento la società ha preferito non commentare la notizia. Svolta nella vicenda della crisi della Pernigotti di Novi Ligure, mercoledì la società proprietaria dell'azienda novese ha sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'intero pacchetto azionario con il gruppo JP Morgan. Il closing, che perfezionerà il passaggio definitivo di proprietà tra le due compagnie, è previsto entro il 30 settembre. I sindacati si sono definiti spiazzati da questo colpo di scena, arrivato a pochi giorni dall'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, dove la stessa Pernigotti aveva annunciato la volontà di presentare un piano industriale. Si chiama Mutamento la collezione di abiti dell'alessandrina Giulia Franco che NABA, la nuova Accademia di Belle Arti di Milano, ha selezionato per la Roma Fashion Week. La designer di 25 anni è una delle prime donne transgender e una delle prime alessandrine ad aver partecipato all'evento romano dedicato ai designer emergenti, e in quegli outfit che mercoledì hanno sfilato sulla prestigiosa passerella ha voluto raccontare la sua storia. Negli abiti infatti la stilista ha sistemato con cura alcuni innesti realizzanti con una stampante 3D all'altezza delle parti del corpo che ha sentito il mutamento durante il suo percorso di transizione di genere. L'azienda ospedaliera di Alessandria ha firmato un accordo di collaborazione scientifica con la Facoltà di Infermieristica e Ostetricia dell'Università di Medicina e Salute e Scienza di Dublino. I professionisti dell'ospedale alessandrino collaboreranno con il professor Kens, responsabile della promozione e della realizzazione degli intenti strategici e delle attività operative della facoltà, con l'obiettivo di migliorare sempre di più la qualità della ricerca, delle prestazioni e dell'assistenza offerta. Per queste e tutte le altre notizie, il sito radiogold.it.